Presso la sala espositiva delle Vare si è tenuta la presentazione del libro di Francesco Miceli sui Biancardi, L'arte di dare luce al dolore, promossa dall'Associazione Giovedì Santo, presieduta da Arcangelo Giammusso. L'importante è che un giovane studioso abbia voluto dedicare una ricerca complessa, non solo fatta di documenti, ma anche di viaggi, di sopralluoghi, di visite per respirare la stessa atmosfera che ha portato questi artisti di origine napoletana a interpretare l'anima dei Nisseni. Hanno vissuto 25 anni a Caltanissetta e hanno costruito questo immaginario collettivo che forse è l'unico momento in cui i Nisseni ancora oggi si ritrovano orgogliosi di una propria identità. Questo è estremamente importante da costruire oggi perché oggi secondo me manca nella nostra comunità il senso dell'appartenenza e la positività di questa appartenenza, però osservando questi gruppi scultorei e conoscendone la storia, il backstage, come ci ha offerto Francesco Miceli col suo lavoro, penso che possiamo fare un passo avanti che ci faccia uscire un po' dal silenzio, dall'ombra in cui da qualche anno purtroppo viviamo. È un'incredibile emozione trovarsi qui in mezzo alle Vare, simbolo dell'identità nissena, del cuore della Settimana Santa di Caltanissetta, così intimamente legate anche alla storia di questa città. Sono opera di Francesco e Vincenzo Biancardi, a loro è dedicato questo romanzo che vuole proprio essere un disegno della loro vita, certamente un po' frutto anche della fantasia, ma che vuole comunque rendere omaggio a questi due grandi artisti che, partendo da Napoli, passando per Cittanova e poi Mussomeli, hanno avuto la loro ultima dimora proprio a Caltanissetta, lasciandoci un immenso patrimonio d'arte e di cultura che tuttora continua a stupire. A loro si deve tanto e questo libro diventa un piccolo mio contributo alla loro grande bellezza.